Bentornati ragazzi, qua alla Diputi della Channel e sono qui per il secondo episodio del nostro Next Skiller. Sono qui però questa volta, sì lo ero anche l'anno scorso, però questa volta definitivamente da solo, perché purtroppo Ricky Z ci ha dovuto abbandonare per questa serie perché ha trovato un nuovo lavoro e quindi ha molto meno tempo per registrare, anzi non so nemmeno se riuscirà a portare più video sul suo canale, comunque se li porterà, porterà avanti naturalmente la sua carriera e il suo cavallo di battaglia. Quindi il nostro The Next Killer lo porteremo avanti da soli. Come funzionerà? Ogni episodio prenderemo due giocatori con 5 stelle abilità, ogni volta di overall sempre più alto, ci faremo un ibrida intorno e sbloccheremo ogni episodio una nuova skill. In questo episodio quindi sblocchiamo il terzo e il quarto skiller dopo Flores e Odua, ovvero Mastur e Botaka. Abbiamo inserito in questa rosa un 4-3-4, naturalmente ibrida, perché dovranno essere ibride le squadre, con altri due giocatori con 4 stelle abilità, ovvero Ola John e questo Akbar. Comunque fa anche doppia intesa a Mastur, quindi perfetto. E poi ho usato i miei 5 punti, i miei 5 power up che avevo totalizzato nello scorso episodio, perché naturalmente i power up ci saranno ancora, soprattutto per la fase difensiva, con un trio di Ligan molto forte, Amabi e questo 6 per completare l'intesa. I resti sono naturalmente sono argento, non ci saranno per adesso i power down perché naturalmente non c'è nessuno che me li può dare, però, scrivete qua sotto nei commenti se secondo voi dovrei inserirli in qualche modo i power down. Magari con ogni sconfitta sono due power down, un power down, ogni cosa. Non lo so, decidete voi, ogni gol subito, decidete veramente voi. Questa è la squadra, quindi andiamo a vedere in due partite singole online cosa riusciremo a fare e quanti power up riusciremo a totalizzare. Naturalmente vi devo dire la skill dell'episodio, che è la Bolasie Flick. La Bolasie Flick si fa con una, come una spin normalissima, solo tenendo pigiato nel mio caso R2 o comunque il tasto con cui tirate di precisione. Quindi si fa muovendo la levetta nella direzione in cui andate e in una direzione perpendicolare nella parte in cui volete andare, tenendo pigiato R2. Molto semplice, la vedrete comunque in questo episodio. Ecco qua il nostro primo avversario, naturalmente a 100 di intesa, una Barclays molto cheap ma molto buona, con Gradel, Rondon e Tore in attacco, tutti e tre con 4 stelle di mossibilità se non sbaglio. Vaniamo a Fellaini per un centrocampo e anche Barclay per un centrocampo molto fisico. Insomma, a me piace sta squadra, speriamo di non perdere. Ora John prova a rientrare, che non la puoi fare la Bolasie Flick, però puoi fare un po' di skill. Attenzione, la palla rimane lì e c'è rigore, c'è rigore perché mi ha steccato da dietro e quindi c'è rigore, va bene. Comunque un gol non ci farebbe male, perché comunque dobbiamo vincere la partita per prendere due punti upgrade, due power up, e dai, questi punti upgrade. E quindi guardiamo un pochino chi è il miglior rigorista. Questo Ulvestad va bene, troppo forte, infatti alta, bene, buono lì, vai il filtrante per Akbar. Akbar resiste, Akbar, tiro di Akbar, incredibile, 1-0 al 30esimo. Akbar, mamma mia, un po' di merda veramente. Il filtrante non era male di Mastur, però un po' di rimpalli come al solito, sto FIFA è fatto di rimpalli, quindi dobbiamo riuscire a sfruttare. Vai filtrante per Amavi, Amavi si deve fermare, lo fa benissimo. Vai Mastur, vai Mastur con la Bolasie Flick, Mastur se l'alza, e questa è la Bolasie Flick, però è alzato un pochino male. Vai Mastur, lunga per la John, forse l'ultima occasione del primo tempo. Vai alla John, vai alla John, corri te, è già morto la John, è incredibile. Ma siamo ancora nel primo tempo, però c'è il passaggio per Mastur, tenta il tiro, nessuna skill, però buono il tiro. Dai alla John, lo metti in mezzo, non male sul secondo palo, arriva non so chi che fa il 2-0. Chi è questo? Ulsted, penso, il norvegese, mamma mia. Ulvestad, non Ulsted. Comunque, finisce il primo tempo sul 2-0, nessuno skill goal, stiamo giocando molto bene. Dobbiamo farlo qualche skill goal però ragazzi, eh. Attenzione qui, come cazzo è passato, madonna. 2-1, gol di Barclay. Non ha senso come è passato, ma... Vai Mastur, è buono il passaggio per Botaka. Botaka rientra bene. Il filtrante per Akbar. Akbar filtra lui. Qui c'è un altro rigore, c'è un altro rigore. Possiamo andare sul 3-1, però ancora senza skill.
Vediamo un pochino se comunque sta questa volta la piazza bene. Oddio, è entrata sotto il corpo del portiere. 3-1 al 67esimo. Va bene così. Perché non lo segui? Mi chiedo, mi domando e dico, perché non lo segui? 3-2. Che gol di merda con la difesa che boh, non riesco a controllarla. 3-2, va bene. Per Amavi, per Masturla, passa Ulvestad. Ulvestad per Botaka. Botaka rientra bene. Ancora Botaka, il tiro fuori. Fa qualcosa. Buon, rientra bene. Ferma. Ancora Masturla. Prova a portarsi avanti con la palla di flick. Il passaggio no look. Ancora per Botaka. Botaka rientra. Il tiro di Botaka. No. No, questo era uno skill goal con la palla di flick. Sarebbe stato uno skill goal se fosse entrata la palla. Finisce qua la partita. 3-2, abbiamo vinto. Nessuno skill goal. Ci siamo andati vicini più volte. Ci sono solo due power up. Però ci faranno comodo per comunque la prossima squadra nel prossimo episodio. Secondo avversario ha una Serie A questa volta, un 4-3-2, naturalmente centro di intesa, stavolta anche molto più forte. Icardi, Buonaventura, Candreva lì davanti, Strootman, Jorginho, De Rossi, Evra, Benasia, Koulibaly, Isaiah, consigli. È un'ottima squadra, ragazzi, questa è dura. C'è spazio per andare. No, qui buono il movimento dell'avversario, fa il gol. Vabbè. Non ci potevo fare niente. 1-0, gol di Icardi al 19esimo e siamo sotto. Attenzione in mezzo, c'è il 2-0. Che gol di merda, da Jorginho l'abbiamo preso di testa così. Ok, in questa partita cercherò di fare skill goal, non cercherò di vincerla. Finisce il primo tempo sul 2-0 per il mio avversario. Ho fatto due tiri in porta, due gol naturalmente, giusto così. Buono, qui c'è il fallo, però si continua. Dai così, 2-1, un gol non skillato perché naturalmente non si riesce a skillare in questa partita. 2-1 comunque al 53esimo. Ancora Ulvestad, è già il terzo gol in due partite. E si fa male Mastur. Ottimo, io qui naturalmente ci piazzo Flores, perché è un altro 5 star skiller. Però si è fatto male Mastur. Ogni volta sti infortuni, naturalmente Mastur avrà anche la predisposizione di infortuni. Era logico se infortunasse. Ancora Botaka, buono con la Bolasi. Vai così, c'è il filtrante per Akabar che deve solo anticipare il portiere. No, no, non posso fare uno skill goal, non posso. Flores, mamma mia Flores. Voglio umiliarli tutti. Flores con il tacco, oddio, era bellissimo. Ma niente, niente contro questa serie, invece sì. 2-2, ma non è uno skill goal. Che sfiga ragazzi. Avete visto, siamo andati vicini per ben due volte. Però il paratone del portiere. Comunque Ulvestad è un'altra doppietta, 4 gol in due partite. Comprate lo Stargentone che è incredibile. Con la John si gira. Con la John. Si ferma ancora la John. Mamma mia, scatenato la John. Scatenato la John. La deve passare però. Saiss per Flores. Flores. Mamma mia Flores. Il tiro di Flores. Ancora Ulvestad. Non ci credo. Triplo di Ulvestad. 5 gol in due partite. Questo lo spiego perché Ulvestad non paga più il tiro. Che è spiego. Però solo lui segna. Ecco il gol dell'avversario. Naturalmente 3-3 subito. Il terzo tiro in porta che fa. Grande. Akabar per Botaka. Akabar ancora. Non sta. Ma come si fa una cosa del genere? No dai, si è fatto male anche Botaka. Tutti e due 5 star skiller sono fuori uso. Metto sto McNamara, ho degli argento nel club, li ho messi, però merda. No, ecco il gol. Ecco il gol, tanto non ci posso fare niente. Non ci posso fare niente. Che ci posso fare io? Passaggio lungo, tiro gol. Sempre così. 4-3 al 90esimo, abbiamo perso sta partita che stavamo tranquillamente vincendo. Passa la palla alla John, ancora per Akabar, ancora per la John. Ancora per Akabar, il filtrante che filtra ma non c'è nessuno e finisce qua la partita. 4-3, ci abbiamo provato contro una squadra decisamente più forte della nostra. Ulvestad si porta a casa il pallone con un 10 di valutazione, ma questo non basta. Qui ci vedremo il prossimo episodio con solo due power up, il resto sarà tutto argento e avremo i due skiller più 7 argento più 2 oro che non so chi saranno. Scrivetemi voi se secondo voi dovrei mettere in qualche modo i power down per mettere i bronzo,
scrivete voi se e come li vorreste. Mi dispiace che Ricky non possa continuare questa serie con noi, perché mi aveva fatto tanto piacere iniziarla con lui e mi avrebbe fatto ancora più piacere continuarla, però purtroppo gli impegni lavorativi vanno sicuramente sopra YouTube. Io spero che comunque anche questo episodio vi sia piaciuto. Mi sta lasciando un like, arriviamo almeno a 40 mi piace per questo episodio, che me lo sono fatto tutto da solo, nonostante non abbia fatto skill goal, però come avete visto ci ho provato più volte, sono andato vicino, molto vicino più volte, un po' di sfiga, se no avremmo molti più power up, però vabbè, ci accontentiamo, questa volta è andata così, vedremo la prossima come andrà. Vi iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.